Vamos en vivo. Ci siamo? Ecco la nostra pianti. Salute. Siamo online, eh? Guarda sotto, nel buco. E io. Allora, ci siamo? Domenico. Domenico. Ah, siamo in 10. Bene. Il nostro ficus. Il ficus di ieri. Sto un attimino ancora lavorando in questa parte qua. Poca roba, tanto ormai abbiamo tolto tutto. Un pochino di argilla espansa e niente, con l'argilla un po' di una mega spazzola si cerca di dare una buona pulita. La bagniamo e poi voglio rifinirla con questa spazzolina di plastica. Ci vede? Sono nitide oggi le immagini? Oggi facciamo una diretta più breve di ieri, eh? Ieri abbiamo fatto un'ora e 30, poi si è interrotto, e altri 20 minuti, insomma, un'ora e 50, tantissimo, veramente tanto. Non l'ho toccata la pianta da ieri, quindi vediamo bene tutte le fasi in diretta. Non ci ho fatto nulla se non tenerla in una zona più umida possibile e basta, in attesa della lavorazione odierna. Okay, mi piace così. La mattina. Non sto lamentando delle sigle. È carino, no? Allora, ieri si parlava del fatto di doverlo mettere in vaso. Oggi un po' ragionato, amici, vediamo un po', siamo già abbastanza. Domenico Bella Chioma, vediamo un po' di cose. Ciao ragazzi, cosa serve spazzolare le radici? Mi piace lavorare pulito, quindi tutto lì, spazzolare sotto per cercare di raschiare ancora un po' di terra, e invece sui lati con la spazzolina in plastica per togliere, per avere un lavoro finale più pulito possibile. Tutto qua, io sono un po' pignolo. Si vede male o no? Con qualche, non mi viene il termine, con qualche router? Oggi Mirto, fatemi sapere se si vede meglio adesso, se migliora male. Brutta connessione. Connessione brutta mi sembra. Che passa?
Chi è che piange? Fabio Giaquinto. Olio e peperoncino. Si è interrotto. No, non sono andato. Fatemi sapere ora come va. Bruno Tiberi. Hans-Peter Dolleimer. Hans-Peter Dolleimer. Ogni tanto si blocca e si vede male. Si stacca. E speriamo che sia migliorata. Dovrebbe essere meglio ora. Perché ho tolto Wi-Fi e va con la sua connessione. Sono tornato. Sì, perché sono uscito proprio dalla modalità videocamera. Sono andato nelle impostazioni del telefono per togliere la Wi-Fi. Per quello sono sparito. È tutto qua. Bene. Bene. Allora, niente, dicevo delle radici, spazzolare, spazzoli per avere una cosa pulita, più pulita possibile. Come crei l'umidità al 100% nella serra? Piantare Tiziano. Allora, piantare Tiziano, basta che ci sia dell'acqua dentro e che sia chiusa ermeticamente. Se la serra è chiusa ermeticamente è a terra e hai tutte le pareti a terra, è bagnato, e per forza di cose all'interno si crea una condensa, quindi un ambiente umido al 100%. Non è dentro l'acqua, però l'aria è satura. Fisica, no? Ok. Ieri ho notato che il terriccio era tutto omogeneo, non hai messo uno strato più... No, non li faccio più gli strati di drenaggio. Io non faccio strati di drenaggio. Sai perché? Perché con la bardula non c'è bisogno di farsi ste segmentali. Quindi vasi bonsai, strato di drenaggio sprecato. E spazio sprecato nei vasi bonsai. Nei vasi di coltivazione io faccio tutta granometria come se fosse drenaggio. Drena. Ok? E quindi non c'ho bisogno di fare gli strati. In più lavora abbastanza bene la bardula come substrato. Bisogna fare gli strati differenti solo nei casi in cui utilizziamo vasi molto bassi, però sono strati, ad esempio, quello più che metti più sotto sarebbe quella grossa, massimo è 3-5 mm, che è fina. Quindi fai, se hai ad esempio un olivastro, e tu vuoi fare solo mantenimento, non devi fare più nulla, rallentarlo, tenere la vegetazione diciamo più compatta possibile, e parliamo di vasi bassi, fai tre strati e parti con la 3-5, fai un terzo 3-5, un terzo addirittura io faccio, che ce l'ho a disposizione, faccio 2-3 mm, e la parte di sopra faccio 1-3 mm. Quindi parto già molto fine da sotto. Questo perché voglio che la pianta rallenti. Chiaro? Quindi non faccio strato di drenaggio, non serve. La bardula lavora bene. E poi devo far entrare comunque, dentro il vaso ci deve essere meno aria possibile. Altrimenti la pianta pompa. Quindi io praticamente la valvolina dell'acceleratore, no? Che ti regola la dimensione delle foglie, dimensione degli internodi, e la velocità di accrescimento, è come una valvolina. Quindi più ci sono macropori, che sono gli spazi tra un granello e l'altro, e più stai andando verso il massimo. Più diminuisci i macropori, che sono gli spazi tra un granellino e l'altro, si tratta sempre di macropori, e più diminuisci la velocità di crescita della pianta. E lì la regolazione, non è tanto il tipo di concime o altre cose. Questa è la parte più importante, fondamentale. Chiaro? Buonasera, Federica. Ciao Federica. Oh, ma non te lo togli mai sto fucile dalle spalle, eh? Sempre armata. Ci serve la bardula dopo l'estate.
Ha iniziato da tanto, no. Non è una questione, non dipende da me. Quindi l'acceleratore, tanta crescita, poca crescita, interno di corti, foglie corte, foglie grandi, eccetera, eccetera, è dovuto tutto, cioè non tutto, la maggior parte, c'è la quantità di aria, che c'è tra un granello e l'altro. Attecchimento post raccolta, sempre. Allora, anche se fosse show-in, per la dimensione massima dei granelli, ma ideale per uno show-in, che sia olivastro, che qualsiasi esso sia, io utilizzo 15-25 mm. E arrivo con le piante più grandi a dimensioni dei granelli, chiamiamoli granelli, e ghiaione, praticamente 25-50 mm. Come l'aria nella carburazione. Bravo, Razio. Sì. Ciao Pino. Abbiamo anche Pino Iodice. Pino Io, da Pino trovate queste chicchette qua, eh? Forbici, belle forbici. Sto usando tutte le tue forbici, Pino. Le Tian vanno benissimo. Devo dire, vanno bene. Io ero abituato con gli attrezzi, che gli attrezzi inox si spaccavano molto facilmente. Invece questi qua li ho distrutti, cioè no, non li ho distrutti, li ho usati a distruzione, ma tengono benissimo. Attilio, ciao! Chiarissimo. Abbiamo il ficus, che altro c'è da fare? Discorso vaso. Allora, discorso vaso, tanto lui è umido, quindi non succede nulla. Non succede nulla. Ieri vi parlavo di un vaso, di questo vaso qua, che poi, guarda, è l'unico, non l'avevo manco provato. Neanche l'ho provato. Sto usando anche io, Fedele. Che ne pensi della coltivazione in pieno sfagno? Per fare come. No, non va bene. Pieno sfagno? No, lo sfagno ti aiuta nella fase iniziale di radicazione. Ma tutto sfagno? No, è terriccio. E poi stai parlando in generale. Quindi pieno sfagno potrebbe andare per un ficus, che poi dopo fai il lavoro che ho fatto io ieri, che è eliminare tutto. Ma non lo puoi fare per un pino, un ginepro. Non ha senso. Ha tagliato dentro sul substrato con le forbici, meglio di così sono validi, eh sì. Grande. Pino, io sono di un parere che se una persona mi dà come te, come anche chiunque voglia farlo, mi dà dei prodotti, mi chiede testa, li maltratta, li vedi come sono, se sono buoni, io dico che sono buoni, perché no? Bisogna sempre dire la verità, tutto qui. Sono validi. Oltretutto hanno un bel prezzo, che io sappia. Seguiamo anche noi. Felice, grazie. Hola Ugo. Hola Ugo, che tal? I miei consigli. Mi ha fatto molto piacere quando ho fatto il workshop da Pino a Napoli. Ha fatto assistere ai suoi operai alla lezione sulla coltivazione. Quindi è stato per me una grande soddisfazione avere gli operai di un'azienda che seguono la lezione sulla coltivazione. Facevano domande molto intelligenti. Complimenti a tutto lo staff perché grandi ragazzi, siete proprio belli. Belli, belli, bellissimo. Pino, ci sono diverse persone che mi chiedono quando torno a Napoli. Quindi vediamo anche di organizzare, ci sentiamo perché c'ho un po' di idee, vediamo di discutere insieme se riusciamo a farlo. E sono un po' di ragazzi che vorrebbero venire, oltre a quelli che già conosciamo, insomma. Claudio Albanese, fai sta domanda. Pensi
per i pini e per i ginepri, Giovanni Liguori, la bardula forse è proprio il top. Perché ti spiego, mentre se tu vuoi coltivare aceri, fai il rinvaso lo fai una volta all'anno, puoi usare anche la peggior acadama che trovi, perché tanto nel giro di un anno poi devi sostituire, lo mandi a cannone, inizialmente in coltivazione va benissimo. Invece per quanto riguarda pini e ginepri, il discorso è esattamente l'opposto. Ti serve un substrato che non si compatti, che non si polverizzi, che lavori bene, che abbia degli elementi che siano utili, soprattutto per le conifere, per tanto tempo. E quindi pini e ginepri è il top. Forse non c'è, ad esempio sui pini, forse non hanno un substrato su cui lavorino meglio. Veramente. Testato, eh? Provato. Claudio Albanese. In generale su tutte le piante, quando si fa la raccolta in natura, il taglio in che senso? Inclinazione. Allora, in questo caso abbiamo un ficus, dopo faccio vedere un pochettino di rifinitura sul taglio, ma non c'è tanto da rifinire qui. E ho fatto, se guardi, ci sono video precedenti dove avevo fatto il taglio della radica su mirto. E lì ho fatto un taglio netto sotto a motosega. Va bene, Pino. Ci sentiamo per telefono, organizziamo. Va bene. Va bene. Pino, organizziamo perché intanto inizio a dirlo e così c'è tanta gente che segue. Perché l'idea sarebbe quella di... l'idea sarebbe quella di far venire le persone con anche 4-5 piante e ogni persona riceve le indicazioni sulla coltivazione, esposizione, tutto su quelle piante, 2 piante, 3 piante ciascuno. E poi ogni stagione, una volta ogni 3 mesi, tornare e seguirti sulla pianta. Possibilmente, io chiedo, possibilmente piante un pochino importanti. Perché è su quelle che poi riesci a ottenere tanta soddisfazione. Quindi nel giro di un anno poi tu riesci a gestirti alla perfezione il tuo esemplare. A fine anno c'hai un sacco di informazioni su come vanno portate avanti tutte le varie fasi, che sono annuali, e poi ci sono anche quelle biennali, triennali. Però questa era l'idea. E la mia idea era anche tutti quelli che partecipano a questo tipo di seminario di avere anche dei contatti, un contatto mensile gratuito online, face to face, cioè faccia a faccia, proprio per portare avanti sempre le stesse piante, quindi a disposizione in questa maniera. Secondo me è una formula molto bella. La discutiamo poi per telefono. Sul tuo mirto. Certo, Adele, facciamo la pubblicità. Radici che servono sopra come estetica, alla fine come le tagli? Si cerca di... dipende da come è sistemata la radice, sai, e da come finisce il nebari sotto la terra. Dipende tutto da quello, quindi più o meno ogni pianta ha bisogno della sua maniera, dipende da come era prima la pianta. Certo, se è fatta completamente da te, tu regoli anche l'inclinazione delle radici verso il terreno. Se una pianta come questa, mi devo un pochino arrangiare, e comunque che sia tutto perfettamente allo stesso livello è bello, però non è, però se c'è un po' di saliscendi non va male. L'idea è buona, piace a molta gente questa idea a cui ho già parlato, non è male. Domenico, bella chioma, la bardula si acquista da me, ma sarà disponibile dopo l'estate. E
ci sono molte persone che vogliono organizzare un po' tutta Italia. Bisogna che ci sia qualche club o gruppo di lavoro che inizi. Tutto qua. E potete essere ovunque, tutta Italia, un gruppetto di lavoro, mi contattate e si inizia. Non c'è problema. Sempre lavorando. Hola Juan, Juan Frau. Siempre, siempre trabajando. Soy loco por trabajo. Enzenzino. Grazie. Allora, questo era il vaso su cui, guarda come sta bene. È perfetto. Vedi che è perfetto. Però dovrei ancora ritagliare un pochino qui, quindi un lavoro che è, e poi dovrei accorciare un pochino qua, perché è veramente giusto. Veramente giusto. Io sono convinto che un vaso del genere sia un po' troppo stretto, vedi? Guarda. Mira. Miralo. Hoy hablo medio en idioma e medio in italiano. Così, así que... Vedi? Mira, vedi? È piccolo, è piccolo. E comunque prima, poco fa, avevo già deciso di non metterlo in questo vaso. Perché voglio formare velocemente tutta la chioma. E qualcuno ieri ha detto, ma vaso piccolo, sì, la mia idea era comunque di rivasarlo una volta all'anno, però questo vaso qua è veramente piccolo, è veramente pequeño, pequeño, pequeñetto, si può mettere un pochettino sollevata, ma non è... non me gusta mucho, mi proprio... ed è l'unico. Invece ho deciso un'altra cosa, speriamo che non cada. Ho deciso di utilizzare, c'ho il telefono in mano, ho deciso di utilizzare questa. Di tagliarla e metterci la pianta dentro. Perché? Allora, il legno molto carino, però non avevo il tempo di farlo. Ho visto che questa scatola era molto buona come dimensioni e quindi in più il polistirolo fa da isolante per il calore l'opposto. Non proprio, la taglio. La taglio, non la lascio così alta, non serve. Giovani scelta, non la lascio così alta, la taglierò boh, a 10 cm, non serve, è tanto grande. E comunque il mio obiettivo è di finire la chioma, vediamo se ci riesco, essendo un ficus, in un anno. Io in un anno voglio che la chioma sia terminata. E poi poterla mettere in un vasetto tipo questo, ma poco poco più grande, perché lì è proprio ridotta. Lì è proprio ridotta. È chiaro? Sì. Mettiamo. Quindi adesso forse c'è da rifinire la base. Non vedo niente. Ah. Ecco. Così. Dieci centimetri sono più che sufficienti.
troppo. Controlla che non cada la linea, così non parlo da solo. Ma vieni anche a casa, eh. Anche Angela mentre faceva fitness. Perché in certi orari ci sono tutti, tutti che fanno fitness online. E quindi ce le sono le linee ormai intasate. Molta gente cambierà lavoro a questo punto, farà le lezioni online di fitness, le lezioni online di bonsai. Così ne conosco uno che sta inventando a fare sti video, pare che sia seguito. Basta l'audio. Ci sono da fare i fori. Oggi facciamo molto in fretta, perché sto già troppo tempo appresso a questo. Le retine di drenaggio. Mettiamo le nostre retine di drenaggio ecologiche e comunque bisogna che ci lavori su questa cosa, perché così evitiamo la plastica, l'uso della plastica. Questa è molto resistente e dura un sacco di tempo. Bisognerebbe inventare delle retine in canapa che siano piuttosto robuste. Non sarebbe male. Eccoci qua. Poi vi ho fregato, ho la paletta. Ma granulometria 5-7 mm da recupero, quindi ha un alto contenuto di sostanza organica, per alto si intende già un 10% di sicuro, che sono residui di sfagno, diciamo, che si è deteriorato, quindi non è più nella sua forma, diciamo, quando è in vita, ma è diventato tipo terriccio.
ci sono residui di concime organico e sicuramente ci sono residui di humus perché, come avete visto altre volte, ci sono sempre presenti i lombrichi. E quindi per il ficus in questo momento, questa pianta qua in questo vaso ci dovrà stare un anno, non di più, e diciamo che è la perfezione. Secondo me per farlo andare a cannone è la perfezione. Marco Dettori, abbiamo in linea il proprietario della pianta. Adesso mi cazia. Ciao Marco. Bella bro. Bella bra. Abra. La trattiamo bene, guarda. Trattiamo bene la piantina. Forse ho omesso di fare qualcosa sulla pianta, vero? C'era da tagliare quel ramo e poi abbassare, e lo facciamo. Questo no. Allora, la mia intenzione era di portare questo a quel livello, ne abbiamo già parlato ieri, si vede? Sfruttare, se no lo rimetto. Quindi questo più corto, invece questo va abbassato. Sono due lavoretti che sono rimasti da fare. Non è che ci perdiamo, no? Ci perdiamo d'animo. Thank you.
Quindi abbiamo infilato una grossa vite dentro una grossa radice. Si vede? Facile. Facilissimo. E così posso abbassarla. Abbassare questo ramo. Anche se non ho più le radici dove far passare sotto il filo, non è un problema. Vediamo un po' se posso usare anche questo qua. Crepi l'avarizia, utilizziamo il rame, giusto? Si vede? È un po' distante. Eccoci fatto. Ok, abbiamo finito di sistemare le cose come andavano fatte. Altrimenti in un anno non si fa. Così. Così. L'inquadratura, grazie. Stiamo poco a poco più distanti.
facciamo una prova. Meglio. Ok. Molto bene. Questo. Bene. Ok. Va bene, facciamo una cosa un po' sbagliata, ma non l'avevo prevista nella filatura precedente, ma non è un problema perché tanto il filo fino è quello che togliamo per primo, quindi non sarà un problema. Mettiamo ancora un po' di terra, poi siccome il polistirolo è tenero, non si possono mettere fili ancora a gioco.
questa radice un po' alta, quindi la taglio. Quindi la tagliamo. Una bella forbice Tian, nuova, guarda. Anche queste mi piacciono poco, eh? Questa roba qua. Si vede, ho vicino la fotocamera. Così è meglio. Allora, questa parte, vedi, che rimane sollevata dal terreno, anche questa radice, queste le lavoriamo e cerchiamo di andare sotto, anche perché sotto c'è quest'altra, che non è male, questa qui. E allora scaviamo, perché tanto queste sono cresciute sopra. Questa. Dopo leggo le domande che forse state scrivendo, però adesso mi concentro su questa. E anche queste andrebbero lavorate. Però con queste forbici non riesco. Piuttosto c'è questa robettina qui. E poi qua userei... Qui userei proprio questa. La sgorbia. Non è un legno, è un legno molto fibroso e anche i tronchesi più affilati fanno un po' di fatica. Bella la base, no? Continuiamo a migliorare ulteriormente laddove fosse possibile, tipo qua. Va bene. Questa parte mi piace molto. Come entra nel terreno. Tutta questa parte è molto buona. Però abbiamo migliorato parecchio anche qui. C'erano due radici che sovrapponevano. Molto buono. Questa possiamo fare una cosa. Vediamo se riesco.
volevo fare una cosa. Meglio, no? Quindi con calma, non c'è mai fretta, a casa siamo belli tranquilli e si possono fare tutte queste operazioni proprio con calma, ben fatte, tutte ponderate, tutte senza... non ci sono gare da fare e quindi anche questa radice, diciamo, è migliorata perché segue comunque il profilo del tronco. E facendo quelle, questa è abbastanza buona, dai, anche se esce fuori la lasciamo così. Un po' di questa qua sarebbe, non si vede questa, io per come sono fatto io la porterei più in dentro, vedi, cambia per forza. Dov'è? Vediamo se riusciamo a inquadrarla, questa qua l'avrei portata un pochino più dentro. Però si può anche fare, si può anche fare. Se questa è abbastanza lunga, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, vedi? Vedi? Messo una vite con un pezzettino di gomma e la facciamo crescere così. Meglio. Bene. Muschiatura. E poi faccio una sorta di... Bisogna legarla la pianta al vaso perché è libera. Sì, si presenta perfetto, guarda, si pianta benissimo nella terra, veramente si presenta proprio perfetto, mi piace molto.
Ok, adesso vediamo come. Sì, così dovrebbe andare bene. Vediamo un po' dall'alto. Tutte tecniche di fino, Domenico, tutte, tutte. Non ci piacciono le cose. Se vuoi, se ti piace il tuo lavoro, se vuoi che esso sia valorizzato il più possibile, ogni cosa che fai deve essere fatta al meglio. E diciamo che questa è filosofia orientale, ma anche italiana, anche italiana. Sono sicuro che abbiamo tanti insegnamenti da ondi è? Questo da pacchi. Questo. Allora, avete notato che ho messo abbastanza sfagno qui e anche qui ho abbondato. Perché? Perché voglio legare la pianta al vaso. Quindi. Bello pesante. Quindi facendo in questa maniera. Ah sì, tanto lì c'ho il coso. Bene, così. Così. Vediamo se si vede. No? Così invece si vede. Tutta la chioma. È un esemplare molto, molto carino. Molto bello. Molto bello. Sono qui, sono dietro. Uno di qua e poi andiamo fuori inquadratura e poi facciamo anche dall'altra parte. Andrà? Andrà bene? Sì, dai. Va bene, allora. Vediamo, Non so quante domande ci siano. Se ne avete fatto, tutti i tipi di attrezzi e accessori per rifinire e mettere in sicurezza le piante. E il fatto è che faccio tutti i giorni, quindi ogni giorno ho bisogno di una soluzione differente. E allora metto in pratica, vedo se funziona.
Questo sistema l'avevo già fatto per un olivastro, quindi è andato bene. Se va bene sull'olivastro, e il nastro ha tenuto un anno, quindi va benissimo. Qui mi basta che faccia tenuta 3 settimane, dopodiché la pianta ha radicato. Abbiamo protetto tutto bene, ora è solo pronta al coso. Guardiamoci in faccia, che non fa male. Solo a guardarti lavorare ritorna la passione per le piante. Bravo Stefano, preparati che vengo a trovarti presto. Dobbiamo mangiare brava gialli. Già li procuro adesso a fine... Già il 1° di giugno è aperta la pesca al tonno, quindi perfetto. Entro metà giugno, se vieni per metà giugno va bene, perché ci sono quelli più grossi, si beccano quelli da 300 kg e mangiamo delle belle guance di tonno che sono ottime. Devo andare molto indietro per vedere se ci sono domande. Abbiate un po' di pazienza, vediamo, vedo tante cose. Alessandro Gigli, brava brasura nell'inquadratura. Ah, ok, questo l'avevo letto. Avvicinare anche la radice aerea. L'ho fatto, Enzino. Si è visto. Ciao Tiziano Lanzano. Puoi dimostrare che tanto tiene de raíces? Che tanto? Oh, tiene pochissimo. All'inizio, come si dice all'inizio del video? All'inizio del video, se mira, non mi ricordo come si dice all'inizio. Ottimo le legature, mi stai dando ottimi consigli, sto registrando tutto. Federico Melis, finalmente un bel rosmarino, basta con sti olivi, giusto, giusto. È un bastardo. Domenico, Federico scherza sempre. Sempre, è un grande Federico. Ma stai scherzando? Qua in Sardegna non si scherza mai. Allora, uscendo un po' dal seminato, Adele Mongeau. Da me sta piovendo da lunedì e la vegetazione è velocissima, a merito dell'acqua piovana. A questo punto si potrebbe usare acqua distillata per irrigare? No. Cioè, puoi usare acqua distillata, ma la devi... o la arricchisci o hai tanta ricchezza nel terreno, altrimenti è solo acqua distillata. No, l'acqua piovana, ricordati che c'è un po' di azoto. È per quello che quando piove vediamo le piante che... vanno. Ciao Ciccio. Ciccio a chi? È un ficus. Federico Melis, è un ficus. Ora va meglio con quell'ultima legatura. Quanto lo tieni il filo su questo ficus? Il filo si tiene sinché il ramo non tende ad incidere, non sinché non si incide, sinché non tende ad incidersi. E quindi prima che si incida, già inizi che inizia a segnare un pochettino, lo togli. Se la non rimane in posizione, aspetti 1 o 2 mesi che fai circolare bene la linfa, lo fai andare, rimetti il filo. O un tirante se devi solo... tempo di quarantena ci documentiamo, certo. La radice aerea di sistemare più vicino al tronco, le sistemate due. Una col filo di alluminio e una con la vite, che era più semplice. È stato acquistato nel 2004. Sì, ha una 30ina d'anni questa pianta qua, sempre in vaso. C'ha 30 anni di vaso, si vede. E io ce l'ho da quanto tempo? Forse ce l'ho 3 anni io questa pianta, non l'avevo mai toccata. Sicuro 2 anni, mai toccata, solo fatto potature. E io... Grazie per il bel lavoro, ciao Alessandra. Sì, bella base. Le radici aerea sotto il primo ramo principale, hai detto ci mettevi, fatto. Se uno volesse creare delle radici aeree, lo potrebbe fare col sacchetto nero
è riempito di terreno. E se tu volessi creare radici aeree qua, qui, guarda, semplicemente, vedi l'avanzo della cassetta? L'avanzo della cassetta. Potresti fare in questa maniera. O utilizzi l'avanzo della cassetta. Ma sembra normale. Oppure ci metti dello sfagno tutto intorno al tronco e vedi che ovviamente non metti la pianta al sole, perché al sole non si sviluppano tanto bene, si sviluppano all'ombra. Ximena Torres è un ficus. Tony Cardone. Tony Cardone, questo lavoro di pulizia per prato radicale lo consigli per tutte le essenze, tranne pini e ginepro, per tutte le essenze compresi pini e ginepro, ma solo nella parte superiore, cioè andare a togliere. Si usa sui pini tumbergi avere un bel nebari e le radici che vanno a incrociarsi, una viene eliminata col tempo, man mano che si fanno i rinvasi. Ok, se sono pini tumbergi super robusti da campo, un lavoro non dico così drastico, ma quasi si può fare. Invece per i ginepri ci vuole molta, molta, molta esperienza e non puoi tagliare tutto così, assolutamente no. Se ci sono capillari invece che alimentano tutte le vene, puoi quasi arrivare a questo livello, ma con tantissima esperienza. Quindi, siccome tu hai fatto questa domanda, significa che non sei all'altezza di farlo? Non farlo, fallo solo sui ficus. Ficus, fichi, olivastri, se conosci la tecnica dell'imbustaggio, della serra. Altrimenti non farlo, perché non è il fatto non è questa tecnica. È il fatto che conta di più sono le tecniche post lavorazione, quello che tu fai dopo la lavorazione. Se io questa pianta ora la mettessi al sole, forse vivrebbe, ma non andrebbe bene, no, assolutamente non va bene. Questa pianta ora va sistemata in un ambiente ultra umido, la devo far andare a cannone. Io questa in 3 settimane deve essere carica di foglie, carica, 3 settimane. Ma questo anche perché ci sono le temperature adeguate, eh? Ficus retusa. Tendere alla perfezione. Meglio dritta. Tecnica di fino. Il muschio è consigliabile metterlo in qualsiasi pianta, rende il terreno più umido. In questa fase sì. In questa fase, ma io utilizzo molto coprire la superficie.